Care famiglie, stiamo facendo il terzo incontro di questo cammino annuale e lo dedichiamo a una riflessione ancora sulla parabola del buon samaritano, quella sezione della parabola nella quale si parla del prendersi cura del malcapitato che il samaritano fa, letta in un'ottica di famiglia. Ci può aiutare per continuare a approfondire la nostra riflessione sulla parabola un racconto che potremmo immaginare così. La famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico attraverso le vie tortuose della storia, quando incontrò i tempi moderni. Non erano più briganti degli altri tempi, ma si accanirono contro la famiglia. Le rubarono la fede, che più o meno aveva conservato fino a quel momento, poi le tolsero l'unità e la fedeltà, la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato, l'ospitalità per i viandanti e per i dispersi. E la lasciarono lì. Passò per quella strada un sociologo. Vide la famiglia ferita sull'orlo della strada e disse: della famiglia di oggi è morta. E continuò il suo cammino. Passò uno psicologo e, vedendo la famiglia di oggi ferita sul bordo della strada, disse: era una struttura oppressiva, è meglio che sia finita. Infine la incontrò un prete e la sgridò: perché non hai resistito? Forse eri d'accordo con chi ti ha assalito? Povera famiglia. Infine passò il Signore. La vide, la famiglia, e ne ebbe compassione. Si chinò su di lei, lavandole le ferite con l'olio della tenerezza e il vino del suo amore. Se la caricò sulle spalle e la portò alla chiesa. Gliela affidò e disse: ho già pagato per lei tutto quello che c'è da pagare. L'ho comprata col mio sangue. Non lasciarla sola sulla strada in balia di questi tempi di oggi. Ristorala con la mia parola e il mio pane. Al mio ritorno ti chiederò conto di lei. Quando la famiglia, curata dalla Chiesa, si riebbe, si ricordò del volto del Signore e, guarita della sua solitudine egoistica e delle sue divisioni, decise di fare altrettanto, di fermarsi accanto a tutte le famiglie ferite e, senza giudicarle e senza condannarle, di dare ad ognuna accoglienza, sostegno, consolazione e cura. Questa parabola potrebbe essere interessante perché ci potrebbe aiutare a rileggere la parabola del buon samaritano intanto come consolazione, ma poi soprattutto come impegno. Impegno ad andare avanti, impegno a donare agli altri quello che l'esperienza della fede e l'accoglienza della Chiesa stanno dando a noi. Credo che potremmo ulteriormente consolidare questa riflessione dando attenzione a 5 gesti, 5 stili di azione, che soprattutto nell'azione del buon samaritano verso il poveraccio
ci indicano dei valori. Se noi scorriamo tutta la parabola, dall'inizio alla fine, ci rendiamo conto che ci sono nella parabola il racconto di atteggiamenti negativi e di atteggiamenti positivi. Sono positivi quelli del samaritano, sono negativi quelli degli altri personaggi. Il primo atteggiamento riguarda l'attenzione, riguardo al malcapitato. Il sacerdote e il levita sono disattenti, vedono e passano oltre. Il samaritano invece vide e ne ebbe compassione. Questo è il primo atteggiamento fondamentale per vivere l'amore e la carità, l'attenzione. Poi c'è un secondo atteggiamento, ed è la cura dei gesti, fare gesti buoni, gesti saggi, gesti delicati. Noi oggi tendiamo a agire molto d'impulso, invece c'è una cura dei gesti che merita attenzione. Del malcapitato si dice che cade nelle mani dei briganti che gliene fanno un po' di tutti i colori. Non c'è cura, non c'è attenzione, cade così. Invece il samaritano gli si fa vicino. Non comincia subito a far qualcosa, mette cura nei gesti che fa. Lui è caduto per caso nelle mani dei briganti e i briganti si comportano secondo il caso. Il samaritano è attento, si avvicina, studia la situazione e si domanda che cosa è buono e giusto fare. Questo è importante. Recuperare la cura dei nostri gesti, uno stile di attenzione. Poi la delicatezza. I briganti mancano totalmente di delicatezza, lo percossero a sangue. Invece il samaritano ha delicatezza, versa olio, vino, fascia le ferite, cioè disinfetta, lenisce, protegge, agisce contro il male, disinfetta, lenisce, cerca di ridurre per quello che può la sofferenza, protegge da ulteriori mali. Questa è la cura. Poi è interessante la disponibilità, l'ospitalità. I briganti, dopo aver colpito il poveraccio, se ne vanno e lo abbandonano. Il sacerdote e il levita se ne vanno e lo abbandonano. Il samaritano lo porta all'albergo e si prende cura di lui. L'ospitalità, l'accoglienza, non il disinteressarsi dell'altro, lo scaricarsi di responsabilità, ma il farsi carico. Ed infine il rapporto con le cose. I briganti gli portano via tutto, sono attaccati alle cose, mentre il samaritano, dopo aver fatto tutto, tira fuori due denari e li dà all'albergatore per il futuro. Ecco la gratuità, la generosità, la capacità di dono. La famiglia ha bisogno di queste cose per vivere.
La famiglia ha bisogno di una società che sia attenta alla famiglia, che progetti e pensi i gesti e le azioni che fa, che abbia cura della famiglia, che sia ospitale verso la famiglia e che investa con gratuità sulla famiglia. Ma anche la famiglia al suo interno ha bisogno dell'attenzione ad ogni persona, della riflessione e della cura sui gesti da fare, della delicatezza e della accoglienza nell'accostarsi ad ogni sofferenza, dell'apertura all'ospitalità ed infine di un amore che sa essere gratuito verso ogni persona, a cominciare da quelli che fanno parte della famiglia. Beh, riflettiamo su queste cose, ci potrà aiutare.